Ha senso arrivare a 20 su tante skill invece di 80 su una. T-shape versus F-shape versus M-shape. Oh, sono uscite lettere che non conoscevo di shape. Conoscevo T, L e I. Ma ora la M. Uh, la F. <ride> ah, troppo complicata, Angelo. Bella domanda, un po' complicata. E non penso sia una risposta unica. Va a periodi. La risposta che è buona in questa epoca storica può essere diversa in altre epoche storiche. Un tempo secondo me aveva molto più senso. Quando ho iniziato la mia carriera aveva molto più senso andare deep in una skill. Ok? Cazzo, impari un linguaggio, pam, a fondo e diventi il più forte del mondo. Oggi secondo me non ha più senso essere così E-shaped. Eh, conviene essere un po' più sparso. Però lo non lo so, non lo so, non lo so. Da, da pseudo multipotenziale o da generalista, da, da range man, Range, su questo libro qui ti dico che a me piace più l'idea di una conoscenza molto ampia in tanti settori. Eh, arrivare a, a raccogliere il pareto principle un po' su tutto, cioè trovare quel 20% di informazioni, di conoscenza, di competenze per avere un po' di mastery su, su vari settori senza poi spendere il resto della vita per prendere quella, quella, quel poco che è rimasto, che proprio fa la differenza per diventare il più bravo al mondo in quel settore. Quindi non so, uh, sono un po' così.